Visibilità. L'hanno ricercata con forza gli ex lavoratori della scuola, oggi senza occupazione, che furono assunti a tempo determinato nel periodo della pandemia. Personale che fu impiegato a sostegno di quello già in servizio nelle scuole. Una decisione che prese il Ministero dell'Istruzione per rendere più sicure le scuole. Nuovo personale per assicurare il rispetto delle misure di prevenzione anti-Covid-19, cioè sorveglianza sul distanziamento tra gli alunni, pulizia costante, igienizzazione degli ambienti. Non possiamo permetterci il lusso di utilizzare durante la pandemia il personale, chiamiamolo Covid, è orribile chiamarlo Covid, ma il contingente Covid per poi gettarlo via. Questo personale chiede al Ministero di essere assunto per coprire i vuoti di organico nelle scuole siciliane. Noi stiamo facendo il giro dei provveditorati della Sicilia per darci una mano naturalmente e siamo partiti proprio da Trapani. Abbiamo trovato un provveditore che è stato veramente disponibile e gentile, lo è, e quindi partiremo da Trapani per poi fare il giro della Sicilia dei provveditori. Non possiamo dire ai lavoratori grazie, avete fatto un lavoro bellissimo, non abbiamo più bisogno di voi. Non è possibile, la scuola ha bisogno di personale. La presenza dei lavoratori sostenuti dal sindacato SGB davanti all'ufficio scolastico provinciale è stato un momento per dare voce a questa richiesta, sebbene il provveditorato non possa direttamente in autonomia procedere ad assunzioni e revisioni di piante organiche. La dirigente dell'ufficio, Antonella Vaccara, tuttavia ha incontrato i sindacalisti Aldo Mucci e Gianni Oliva e poi ha voluto rivolgere alcune parole anche al personale riunito sotto gli uffici. L'incontro di oggi è un incontro estremamente positivo, proficuo, di apertura e appunto di vero confronto, di comprensione e di ascolto. Vedere tutti questi lavoratori della scuola essere qui oggi è sicuramente un momento molto importante per chi è abituato a stare spesso in ufficio, quindi distante da tutti loro, ma la mia presenza, la mia voglia di incontrarli tutti, di guardarli in faccia, di stringere loro la mano, è un essere loro veramente a fianco. Sono stati la forza negli anni della pandemia e la scuola ha ancora tanto bisogno di risorse per poter migliorare e dare un servizio che sia sempre più all'altezza dei nostri ragazzi. Quindi grande applauso a tutti coloro che ci hanno dato la possibilità di rispondere anche brillantemente a quelle che erano le istanze in periodo di pandemia. Ascoltiamo adesso le loro istanze e ci facciamo portavoce di una necessità di risorse che vede in loro una soluzione importante.